questa scuola centrale organizzata dalle ACLI ha in comune con tutte quante le scuole di formazione quella di offrire, la necessità di offrire delle opportunità, la necessità di offrire, di formare agli atteggiamenti necessari in questo momento, soprattutto per fare della nostra società una tessitura, una realtà cioè nella quale più realtà, più sensibilità, più esigenze si incontrano per dare risposte reali, risposte concrete a domande reali. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è che per fare la scuola di formazione, per avere una scuola di formazione c'è bisogno di persone. C'è bisogno di persone e queste persone, se investono in formazione, devono essere anche messe in condizione di valorizzare tutto quello che acquisiscono, tutto quello che imparano. È uno degli spazi sicuramente utili, importanti, nei quali investire lo spazio politico, lo spazio del pre-politico ma anche lo spazio politico, spazi cioè nei quali c'è bisogno di responsabilità, c'è bisogno di competenze, ma c'è bisogno anche di capacità dialogica. Ecco, da questo punto di vista mi sembra che una scuola di formazione possa aiutare soprattutto anche a vivere in maniera ostinata e contraria a quelli che sono gli atteggiamenti della società contemporanea, cioè opporre alla fretta la capacità di fermarsi, all'arroganza la capacità di ascoltare, alla voglia di sopraffare gli altri, quella del servizio. Purtroppo ancora oggi la formazione o i momenti di formazione o le strutture di formazione vengono ancora viste come una sorta di parcheggi abusivi. C'è un modo per prendersi tempo rispetto ai giovani prima di impegnarli, prima di investirli di responsabilità. È chiaro che non è tutto così il mondo, però c'è anche questo purtroppo.